Grazie e buonasera a tutti. Seconda giornata del mese dantesco 2014 nella nostra sede abituale, che è la Biblioteca di Stato, che ci ospita in questa sala Alberoni, particolarmente adatta ad incontri di cultura. E abbiamo qui il professor Gobbi, che ha fatto mercoledì scorso quella bellissima e davvero, sui giornali l'hanno chiamata Lectio Magistralis, ma lo era davvero, sia per la competenza che lui ha avuto nel legare Dante al paradiso perduto di Milton, ma soprattutto a trovare tutti i legami storici, filosofici, ambientali che hanno fatto capire agli astanti quanto fosse profondo in Milton comunque la conoscenza e il legame con quelle sette che a partire dai calvinisti arrivarono sino ai puritani inglesi. Tutti questi aspetti sono stati esposti veramente da par suo e in più ci ha deliziato con quella lettura. La prima parte dove ha fatto la Divina Commedia ci eravamo abituati e quella per noi è stata una cosa usuale, anche se sempre eccezionalmente presentata. Ma la cosa ammirevole è stata la parte finale, quando ha letto Milton in quella traduzione italiana, che è un brano assolutamente senza rima e quindi difficilissimo da mandare a memoria, e l'ha presentato in una maniera ineccepibile. Credo che gli dobbiamo dare atto e ringraziarlo, perché ogni anno ci regala uno di questi incontri. Grazie molto. Questa sera abbiamo un'altra autorità, diciamo così, romagnola, che viene sul monte a parlarci proprio dei legami che il divino poeta poteva avere in generale con la Romagna, con queste nostre terre, col Monte Feltro, perché si capisce leggendo Dante che questi luoghi erano da lui particolarmente conosciuti, e quindi sarà molto curioso per ognuno di noi che conosce questi luoghi capire i legami e le situazioni che Dante aveva costruito. Il professor Chiaretti è un'autorità in materia, molto legato a San Marino, perché spesso è venuto in Repubblica a tenere conferenze o a illustrare così soprattutto Dante, e la sua conferenza Florentinus Nazione non Moribus, Dante Alighieri, primo turista in Romagna, sintetizza molto bene il senso della conferenza, e tra l'altro è contenuto in un volume da un titolo analogo, Dante Alighieri, primo turista in Romagna, Florentinus Nazione non Moribus, che è stato edito dalle edizioni Tre Penne, che è legata a un personaggio in qualche modo sammarinese ben noto, lo conoscete, Roberto Valducci, titolare della Valfarma, che ha anche iniziative di carattere culturale, pensate solo al festival cinematografico che ha fatto di recente, e ha proprio partecipato all'edizione di questo volume. Credo che non ho altro da aggiungere, perché se dovessi parlarvi del curriculum del professor Chiaretti starei tantissimo, non vorrei rubargli altro tempo. Non posso che ringraziare invece, e mi corre l'obbligo, gli enti che sostengono questa iniziativa, che sono la Fondazione San Marino e la Società Unione Mutuo Soccorso, e inoltre i nostri in qualche modo nume tutelari, che sono l'Ambasciata d'Italia a San Marino, la Segreteria di Stato per la Cultura e la Commissione Nazionale per l'UNESCO. Grazie intanto e buona serata e buon proseguimento a tutti. Ringrazio l'amico Capicchioni per le espressioni.
Ringrazio tutti voi per essere intervenuti, le Madonne, i Messeri. Ringrazio le istituzioni che ci hanno dato questa occasione per parlare di un argomento che sembra scontato dopo 700 anni e che invece ogni volta è una palpitazione nuova, perennis, come mi piace dire. Naturalmente io presiedo un centro di studi danteschi dal 1987, quindi sento che l'invito che ho ricevuto, oltre che un piacere, era anche un dovere. Ho comunicato alla Società Dantesca Italiana di Firenze questo mio intervento, il Presidente vi manda gli auguri e naturalmente sarebbe bello un giorno far incontrare qui a San Marino la massima autorità sul piano delle istituzioni dantesche, che appunto è il Presidente che risiede al Palazzo dell'Arte della Lana in Firenze, ma mi piacerebbe anche, ed è quasi una proposta che faccio, portarvi qui l'ultimo degli Alighieri, l'ultimo vivente, che vive a Gargagnago di Verona, Pier Alvise, un conte, Pier Alvise Serego degli Alighieri, che produce Reciotto e Amarone, però insomma ha in casa documenti difficili da vedere, che qualche volta ci mostra quando andiamo a trovarlo, ed avere qui l'ultimo discendente maschio, perché ha avuto due figlie femmine, quindi porteranno anche loro il nome Alighieri, però è l'ultimo discendente maschio, sarebbe una bella emozione, una bella cosa far firmare una Divina Commedia da un Alighieri, ecco, sarebbe una suggestione notevole. Ho accettato questo invito anche per i legami appunto con la Repubblica che l'amico Capicchioni ha sottolineato, ma anche perché è uscito da poco questo libro per l'editrice Pliniana di Perugia in 5.000 copie, quindi insomma è anche una bella tiratura, con la collaborazione e sponsorizzazione di Roberto Valducci, e la cosa sta suscitando, anche questa mattina ha fatto una presentazione a Rimini alla sede della Confartigianato con gli albergatori, con gli operatori turistici riminesi, sta suscitando un certo interesse, una certa curiosità sapere che già nel 300 poteva essersi creato un flusso attraverso le nostre valli appenniniche, il Marecchia, il Conca, il Foglia, il Tavollo, il Savio, il Lamone, ecco, di fiorentini che venivano in Romagna attratti dalle nostre terre, attratti da gli argomenti che ancora oggi caratterizzano la nostra identità, l'amore e il cibo. Già allora si diceva quello che poi Filippo Artusi esportò in Toscana da Forlimpopoli. In Romagna si dice che nella vita ci sono due cose belle: la tovaglia su cui si mangia e le lenzuola sotto cui si ama. E nemmeno a farlo apposta, l'Inferno di Dante inizia con l'amore, i lussuriosi, i celebri Paolo e Francesca, vero? E continua subito dopo coi golosi, Ciacco, e anche il Purgatorio termina coi golosi e poi subito dopo i lussuriosi. Quindi effettivamente questo binomio amore e cibo, questo divertimentificio, lo stesso Federico Fellini disse di aver inventato i vitelloni proprio leggendo Dante Alighieri, lo stesso Walt Disney disse di aver inventato il verso dei suoi maialini, a cui non sapeva fare quale verso far fare, il suo scuff scuff, lo scuff scuff dei maialini è venuto dallo scuffare di Dante, che per rendere etimologicamente così come un'onomatopea importante il verso dei suoi golosi inventò questo neologismo scuffare, che somiglia un po' allo scofanare romano, e qui ci ritornerò su questo quando commenterò il titolo del libro. Quindi e Walt Disney e Fellini devono a Dante Alighieri i loro prodotti migliori. Walt Disney per lo scuffare, Fellini per i vitelloni. In effetti in Siena e di riflesso anche in Firenze imperversavano fra i giovani benestanti fiorentini e senesi
le cosiddette brigate goderecce e spenderecce. Che cos'erano queste brigate? Io poi nel libro li ho quasi ritrovati tutti, li ho elencati. Erano dei giovani benestanti, figli della buona borghesia, qualche aristocratico travestito, insomma, ma più che altro erano borghesi, che nel loro statuto avevano un solo articolo: dovrai iniziare la giornata avendo la bonetta, cioè la borsa, piena di fiorini, d'oro e d'argento, dovrai averla terminata avendoli spesi tutti quanti, pena l'espulsione dalla brigata. E se qualche fiorino restava inutilizzato, questi bei giovani si divertivano a friggerli in una pastella d'uovo, succhiavano questa pastella, sputavano il fiorino a terra che veniva raccolto dai poveri, dai poveracci, e così risultava utilizzato e potevano restare nella brigata. Sia Giovanni Boccaccio che Dino Compagni che altri storici fiorentini e senesi dicono che questi giovani veramente erano degli scialacquatori. Ecco, il professor Gobbi mi capisce bene, mi inchino, insomma, ecco, alla sua maestria e alla sua palpitazione per Dante. Erano dei veri e propri scialacquatori e avevano consumato patrimoni anche consistenti. Sull'onda di questo legame fra Dante e la Romagna, fra il giovane Dante e la Romagna, prima del 1302, quindi prima del febbraio e del marzo 1302, quando venne condannato alla multa e poi conseguentemente all'esilio, questi giovani sciamavano e quindi Dante poteva essere fra loro attraverso, ripeto, le valli appenniniche che dalla Romagna portavano, dalla Toscana portavano in Romagna. Ci sono tantissimi documenti che sottolineano come i mercanti fiorentini, ma anche i pellegrini, preferissero l'Adriatico al Tirreno. L'Adriatico come mare tranquillo da costeggiare, Cesenatico, prima dell'intervento di Leonardo, naturalmente, Cesenatico, Rimini Cattolica, ricorderete come Dante citi i Mazzerati presso la Cattolica, quindi Cattolica, Ancona, e poi di lì costeggiare fino alla Puglia e fare un breve balzo per raggiungere il Medio Oriente, molto meno pericoloso che non la navigazione sul Tirreno, che era infestato di pirati e che comunque come mare aperto era molto più pericoloso. Sull'onda di questo, ripeto, questa curiosa legame, fil rouge, così, fra l'amore e il cibo che legava la Toscana alla Romagna, mi è piaciuto approdare a questa dicitura, Florentinus nazione non moribus, che è l'apertura di una delle epistole di Dante, perché nei 700 anni che ci separano da lui mi sembrava che non avesse ricevuto un chiarimento. Uno degli autori che io preferisco, Gobbi lo conosce benissimo, Michele Barbi, gli studi di Michele Barbi, ma anche Corrado Ricci, che ha sottolineato i legami, nel primo Novecento, ha sottolineato i legami fra la Toscana e la Romagna. Però non condividevo, non mi piaceva, così a lume di naso, come fa ogni studioso quando sente che qualcosa non va. Non mi piaceva quel titolo di Corrado Ricci che dice «La Romagna per Dante, ultimo rifugio». Un ultimo rifugio è il titolo di questa grandiosa opera di Corrado Ricci, ispettore, grande studioso, insomma, di cose archeologiche e dantesche, come a testimoniare un calcio d'angolo, una extrema ratio che Dante aveva trovato in Romagna, un rifugio. E invece questo libro dimostra che la scelta di Dante non fu né un extrema ratio né un calcio d'angolo, ma una vera e propria scelta, una intenzione vera e propria. Perché questa frase ha bisogno di una risposta. Dice Florentinus nazione, e va bene, sono nato a Firenze. Oggi è primavera e Dante era felicissimo di essere nato nella costellazione dei Gemelli, che fa subito seguito all'Ariete, perché si riteneva nel Medioevo che Dio avesse creato l'universo in primavera, quindi lui si sentiva veramente invasato da queste gloriose stelle che sono appunto i Gemelli. Quindi Florentino Stazione, va bene, sono nato a Firenze, quando? Il 31 marzo, il 3 giugno, il 13 giugno, non lo sappiamo, non conosciamo la data di nascita di Dante, ci sono diverse ipotesi. Però non moribus significa ma i miei costumi non sono fiorentini. E nessuno mai, per quel che mi risulta, poi Gobbi può anche contraddirmi e precisare questa cosa, nessuno mai ha risposto a questa seconda parte della affermazione, ma se i tuoi costumi non sono fiorentini,
Allora tu che cosa ti ritieni, essendo nato a Firenze ma non ritenendoti fiorentino? E lì mi è partita una curiosa ricerca genealogica, che è approdata a Cacciaguida immediatamente, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo canto del Paradiso, in cui Dante incontra il suo trisavolo, Cacciaguida degli Elisei, che gli predice il futuro, che gli racconta la Firenze antica, via dicendo, che dice di essere morto nella Milizia Santa, quindi come crociato in Terra Santa o forse nell'Italia meridionale, al seguito dell'imperatore Corrado III, ma dicendosi degli Elisei, c'è una frase, un verso che dice: e quindi il soprannome tuo Sifeo, ci dice, mia donna venne a me di Val di Pado, e quindi il soprannome tuo Sifeo. Che cosa era accaduto? Che questo Cacciaguida aveva sposato una donna di nome Alaghiera o Alighiera o Alleghiera, forse ferrarese, forse parmense, comunque di Val di Pado, della pianura padana, e aveva accettato il matrimonio con Cacciaguida purché nascesse una nuova famiglia, un nuovo cognome che da lei si chiamasse Alighieri. Quindi Cacciaguida degli Elisei per amore, bellissimo esempio di innamoramento, per amore accetta di cambiare il proprio cognome e di diventare Alighieri, di aprire la famiglia degli Alighieri per amore di Alighiera, sua moglie. Meraviglioso, in piena sintonia con l'ideale della donna angelicata, con lo Stinnova e via dicendo. Ma lì si è aperta per me un'autostrada con un altro titolo, con un altro libro che si intitola Il giallo dei due Dante Alighieri. Perché approdato agli Elisei è stato facile approdare a tutta una serie di famiglie, a una catena genealogica straordinariamente ubriacante, una vera e propria ubriacatura. Perché Giovanni Boccaccio ci racconta che questi Elisei giunsero in Firenze da Roma, dove si chiamavano Frangipani, e con quell'Eliseo fiorentino fondarono a sua volta, con lo stesso meccanismo che ho spiegato prima, la famiglia degli Elisei. Ma anche il Frangipani, c'era un Frangipane, uno che si chiamava così, Frangipane. Cercate di cogliere in questi nomi anche delle velature mistiche, Caccia guida, caccia e guida, il veltro, Cristo, chissà, Frangipane prese il pane e lo spezzò, chissà, no? Ecco, che i Frangipani avevano dei loro discendenti a loro volta, nei Malabranca, e i Malabranca nei Pierleoni, e i Pierleoni finalmente negli Anici, nella gens Anicia. Pensate, siamo arrivati in questo modo velocissimo al secondo secolo dopo Cristo. E se voi leggerete questo libro e riuscirete, insomma, ad andare avanti nella lettura, scoprirete che nella gens Anicia ci sono dei nomi incredibili. Alla gens Anicia appartenne Giustiniano, l'imperatore Giustiniano, sesto canto del Paradiso. Appartenne l'imperatrice Giuliana, Galla Placidia, Severino Boezio, San Gregorio Magno. Adesso ho appena consegnato oggi all'editore Panosso di Rimini un libro su San Gregorio Magno, perché è legato, insomma, all'abbazia di San Gregorio Magno di Morciano di Romagna, a cui è dedicato il nostro centro d'antico. San Gregorio Magno, forse San Benedetto da Norcia, sicuramente Sant'Ambrogio e tanti imperatori e consoli, ma soprattutto due meravigliose martiri del secondo secolo, Santa Vittoria, che è la protettrice del movimento benedettino, e Santa Anatolia e Santa Cristina di Bolsena. Tutti questi nomi meravigliosi, grandiosi, ubriacanti che ho fatto sono appartenuti alla gens Anicia. Sono degli antenati di Dante, attraverso gli Elisei, i Frangipani, i Malabranca, i Pierleoni e gli Anici. E quando Dante va, forse l'ho qui che l'ho ritirato dall'editore, quando Dante va a Ravenna, a Sant'Apollinare Nuovo, e vede questi mosaici con le sante martiri e i santi martiri, le prime due della fila sono proprio le sue due antenate,
Santa Cristina di Bolsena e Santa Vittoria. Ecco allora che si sbagliava Corrado Ricci nel dire Dante ha scelto Ravenna come ultimo rifugio. Dante sceglie Ravenna perché quella è la vera Roma nel suo tempo. Voi sapete che la parola Romagna può derivare da Romania, Romandiola, piccola Roma, perché in effetti l'impero romano d'Occidente era crollato nel 756, ma quello d'Oriente sopravviveva, fino al 1454 sopravvisse. E sopravviveva dove? Proprio e solo in Romagna, in Occidente, in quella Ravenna Felix, è vero? Che Dante sceglie come vera e propria patria. Quindi Dante si proclama romano, dicendo sono nato a Firenze, ma i miei costumi sono romani. Roma, sapete tutto il discorso che fa Dante su Roma. Ma la vera Roma del mio tempo non è quella dei papi, cinque papi all'inferno nella Divina Commedia, non è quella dei papi che io ho collocato all'inferno, ma è quella a Ravenna, meravigliosa, dove cresce lussureggiante il paradiso terrestre. Che cosa grandiosa! Se Gobbi ci potesse dire il canto 28° del Purgatorio, un'aura dolce senza mutamento, in sul lito di chiassi, no? Scopriremmo che Dante ha fatto un'operazione sbalorditiva che richiamava i giovani e i primi turisti in Romagna. Dice che il paradiso terrestre non è più in Mesopotamia, fra il Tigre e l'Eufrate, ma è a Ravenna, nella pineta di Ravenna, in sul lito di chiassi, cioè sul lito di classe, che voi sapete essere un toponimo romano per via di Classis, la flotta romana. E che i due fiumi non sono il Tigre e l'Eufrate, il Letè e l'Eunoè, ma sono i due fiumi riuniti che sfociavano a Ravenna. Quindi capite, questa operazione non andava dimenticata. Dante sceglie la Romagna, sceglie San Marino, sceglie San Leo, perché sapete che parla di San Leo, parla di Carpegna, parla di Verucchio, no? Di San Leo dice qui bisognerebbe avere le ali per salire, qui convien com voli per salire, no? E così parla di Verucchio e dei malatesti che fanno di denti succhio, e così parla di Guido di Carpegna, e così parla di Urbino, e così parla dei malatesti riminesi, che parla di Cattolica, di Fiorenzuola, di tutta una serie, di Urbino, di tutta una serie di località che qui ho elencato, che ci dicono, di Uguccione della Fagiola, che ci dicono appunto fra Casteldelci e Montecerignone, di come conoscesse dettagliatamente questi luoghi e ne fosse e vi fosse ideologicamente legato. Quindi no, Corrado Ricci, pur inchinandosi alla sua scienza, ultimo rifugio, vera e propria patria. La Romagna per Dante è una vera e propria patria. Ho portato anche un bel libro in chiave freudiana, sono ancora i petali di rosa perché l'altra sera abbiamo fatto una cena dantesca lavandoci le mani in acqua e petali di rosa. Ho portato anche un libro in chiave freudiana perché Dante, non dimenticatelo, Giovanni Papini ce lo ha chiarito bene, era un personaggio grandioso, meraviglioso, lo vedete qua, però anche con parecchi punti deboli, abbastanza labile psicologicamente. Aveva perso sua madre a 5 anni. Poi suo padre si era risposato, con l'apa di chiarissimo Cialuffi. E quindi Dante ha avuto una matrigna. E voi sapete come sono i rapporti fra i figli e le matrigne. Una matrigna che poi ha avuto altri 4 figli. E quindi Dante ha avuto anche dei fratellastri. E sapete come sono i rapporti fra fratelli e fratellastri. E sapete che questa famiglia era molto sgangherata, molto agitata. Poi perse suo padre a 12 anni, divenne orfano. Fu collocato presso i francescani di Santa Croce, in collegio, quindi è lì un'altra mazzata. Pur essendo un luogo dove poter studiare, apprendere il pitagorismo e tutte le altre cose. Però Dante ha risentito quella mancanza di affetto. È stato vittima di quella ipoprotezione di cui nella Divina Commedia più volte dice la bellezza familiare, la pappa, il pappo, i dindi.
com'è bello vedere una madre che nutre il figlio alla mammella, e via dicendo. Com'è bello vedere una donna che tesse al telaio. Tutte immagini familiari che Dante ha visto, desiderato, ma perduto. Un paradiso perduto, per parlare di John Milton. Quindi effettivamente, quando arriva in Romagna, per lui si riapre il mondo. Guido Novello lo fa subito nominare pater et theologus. Mentre Firenze lo cercava bandito, ogni giorno in Firenze i banditori dicevano: riportateci Dante Alighieri vivo o morto. Lo condannarono a morte due volte. La prima volta al rogo, comburatur sic quod moriatur, quindi proprio un rogo mortale. La seconda volta amputetur, caput amputetur a scapulis, cioè tagliategli la testa. È una taglia sulla sua testa. Per 19 anni l'hanno cercato, non l'hanno mai preso. Ci sono degli aneddoti, io ho scritto un libro, ho raccolto gli aneddoti su Dante, che è veramente interessantissimo, perché ci aiuta a capire anche come ha fatto a sfuggire alle guardie fiorentine per 19 anni. Chi sono stati i suoi protettori, i suoi complici e via dicendo. Per cui effettivamente Dante viene in Romagna perché le attribuisce quell'attributo Felix che i romani avevano attribuito a Ravenna, Felix, e all'esarcato e alla Pentapoli. Dante è un buon cristiano, non dimenticatelo. Cinque papi all'inferno, certo, ma è un buon cristiano. Anzi, crede addirittura nell'unione dei monoteismi, si batte per unire ebraismo, cristianesimo, islamismo. E allora, da buon cristiano, quando classifica aristotelico, dogmatico, schematico, didascalico, no? Quando vuole essere didascalico, che cosa fa? Prende la X, la Ixos di Cristo, e comincia a mettere la X nelle città, negli attributi delle città. Per cui Firenze, in cui è nato, ma è la selva oscura, Meretrix, la chiama Meretrix, che si vende. La corruzione di Firenze era conosciuta in tutto il mondo, anzi, fiorentino voleva dire corrotto. Ecco. Poi va a Roma e vede che questa corruzione ha assunto i connotati della santità, Sancta Meretrix, di nuovo X, il nome di Cristo, quella X è sempre Cristo, Sapete, Merry Christmas, se ci fosse qui la Miriam, X-mas, Christmas, la X, no? Poi trova rifugio a Verona, in Valpolicella, dove, dicevo, vive l'ultimo degli Alighieri, presso Can Grande della Scala, quel bambinetto di 9 anni che tanto lo ammira e che lui ammira, molti credono che sia lui il 510-5 o il Veltro, è vero? E lì si stabilisce, chiama anche i suoi figli, forse anche sua moglie, anche se non ne siamo certi, e di Verona dice Consolatrix, quindi Meretrix, Sancta Meretrix Consolatrix. Poi anche deve lasciare anche Verona, fa qualche altra passeggiata verso Treviso, vero, verso i Conti di Camino, e arriva a Ravenna, e per Ravenna dice Felix. Com'è grande quella X, com'è grande quella X di Felix, che vuol dire la pace ritrovata, voi che siete nella terra della libertà. Quando Dante forse va a bussare al convento del Corvo e dice, o a Fonte Avellana, che cosa cercate, messere? Cerco la pace e libertà, vo cercando che si cara, lo dice con Catone. Per cui effettivamente è un uomo che sente il valore di una Romagna. Allora sì, squassata dalla guerra, dalle guerre, come sentiremo, ma anche una terra dove sentiva la libertà. Ecco gli ipotetici legami con San Marino. In questo libro, dicevo, freudiano, c'è anche un altro fatto importante, che tutti mi capirete, vedo anche dei giovani, quindi anche chi ha studiato la psicanalisi. Dante aveva una sorella che si chiamava Ravenna. E non è cosa di poco conto che questa sorella si chiamasse Ravenna, perché quando una persona perde i genitori, a chi si lega? Ai fratelli, tanto più alle sorelle. Si lega freudianamente, psicanaliticamente, psicologicamente alle sorelle, nel bene e nel male. L'altra sera a San Mauro Pascoli ho tenuto una conferenza, Dante e Giovanni Pascoli, e ho sottolineato il legame a volte ambiguo, addirittura morboso, che Svanin aveva con le sue due sorelle,
Mariù e Ida, perché effettivamente perso il padre, persa poi la madre, si instaura un legame, a volte, ripeto, edipico, è vero, con i fratelli e con le sorelle, che veramente non è cosa di poco conto. Per cui effettivamente questo Florentinus Nazione non Moribus è la chiave di volta di un lunghissimo discorso che oggi per motivi di tempo non posso approfondire, vedete che parlo anche un po' in fretta, per cui mi scuso, perché effettivamente conduce veramente lontano. Conduce per esempio sul piano della letteratura a capire perché una decina di anni fa il primo volume della storia della letteratura italiana lo si è dovuto riscrivere. Perché chi come me ha studiato un po' di anni fa ricorda il percorso della poesia cortese, amorosa. I poeti persiani, quindi la Pairidaesa, il paradiso, che emigrano verso Occidente, sbarcano a Marsiglia, dicevano i nostri libri. Da Marsiglia scendono in Sicilia alla corte di Federico II, nasce la scuola palatina, la scuola palermitana, poi dalla Sicilia salgono in Toscana, dove nasce il dolce stil nuovo. Un carissimo personaggio e amico che Gobbi, ma anche voi conoscerete, il professor Augusto Campana, era morto qualche decennio fa, aveva scoperto a Ravenna una poesia che qui è riportata per intero, quando eu stava in letufo cora, che vuol dire quando io ero legato dal fuoco d'amore per te, che ha dimostrato che la poesia cortese non è arrivata dalla Sicilia in Toscana, ma dalla Toscana e più precisamente dalla Romagna è scesa in Sicilia. E quindi si è dovuto riscrivere quel volume dicendo che il percorso è stato Mesopotamia, Marsiglia, Romagna, Sicilia. E fruttò, pensate, 500 milioni di premio a un personaggio che non merita di essere nemmeno nominato, perché rubò l'idea al professor Augusto Campana, che aveva trovato questa. Il premio Feltrinelli fruttò il primo premio, il primo premio del premio Feltrinelli, consistente in 500 milioni di lire. Per cui la Romagna è anche l'ago della bilancia in termini letterari. Mi diverto sempre, e mi piacerebbe sentire sempre anche l'opinione di Gobbi, quando leggo il De Vulgari Eloquenzia, Dante attraversa realmente o fantasticamente le nostre regioni italiane e ci riporta tutti i dialetti. Dice: adesso entriamo in Romagna. Buonasera. E quando parla della Romagna dice una cosa veramente incredibile, quasi sconvolgente, perché cita delle espressioni, è vero? Oclomeo, corada mea, no? Ecco, cita delle espressioni del dialetto romagnolo, poi le commenta e dice: carissimi signori, voi sarete entrati in Romagna quando vi accadrà questa cosa che adesso vi racconto, non quella che tutti raccontiamo. Se sei in Emilia hai sete, ti danno un bicchiere d'acqua, se sei in Romagna hai sete, ti danno un bicchiere di vino, non quella. Ti accorgerai di essere entrato in Romagna quando sentirai che le donne hanno nella voce un timbro maschile. Ti sembrano degli uomini, parlano con tanta asprezza e tanta durezza che sembrano degli uomini. E non riesci a capacitarti di questo fatto, che le donne abbiano questa inflessione così aspra, così chioccia. E poi, sorpresa delle sorprese, se ascolti gli uomini, ti capita di accorgerti che parlano come se fossero donnicciole. Ma che cosa strana! Ma dove l'ha presa? Come giustificare questo dato fenomenico? Perché De Vulgari Eloquenzia è proprio un resoconto dei dialetti che parlano gli italiani. E a me è piaciuto moltissimo, faccio parte anche dell'Istituto Friedrich Schur, insomma, di Sant'Alberto di Ravenna, mi è piaciuto moltissimo dire che quelle donne che parlano con quella voce forte e aspra sono le nostre asdore, le nostre reggitore, le nostre reggitrici, quelle matrone romane, padrone della famiglia. Oggi in famiglia ancora in Romagna non si fa senza l'asdora, Quando tua moglie ti dice: stasera non esci, osti che asdora, no? Ecco. Allora,
quelle matrone hanno lasciato il segno. E Dante ce lo riferisce nel De Vulgari Eloquentia. Per cui effettivamente non sono d'accordo con quanti dicono che Dante è passato velocemente in Romagna, come è passato velocemente in altre zone del mondo, perché si parla di Parigi, si parla di Oxford, Boccaccio addirittura parla di Parigi e di Oxford. Io credo che Dante la Romagna l'abbia attraversata in lungo e in largo, e prima del 1302, con quelle brigate di giovani, e dopo il 1302, quando tutti cercavano di acchiapparlo. Non a caso, ripeto, dopo essersi nascosto in Casentino, al castello di Romena, al castello di Poppi, ha trovato i suoi rifugi migliori proprio qui in Romagna, dove aveva un curioso protettore, un vescovo che si chiamava Rinaldo da Concorezzo. E il nostro Rinaldo da Concorezzo ci apre un'altra autostrada meravigliosa, quella dei Templari. Perché Rinaldo da Concorezzo era l'inquisitore per l'Italia settentrionale, era stato il professore di diritto di Dante a Bologna e risiedeva a Ravenna fra quell'anno 1307-1312, quando i Templari vennero soppressi col secondo concilio di Vienne. E allora registriamo che in tutto il mondo furono sospesi, mai soppressi, si dice soppressi ma sospesi, furono sospesi in tutto il mondo cattolico, ma non a Ravenna. Ed è uscito un bel libro che Gobbi conosce sicuramente, di Robert Young, Dante Templare, che dimostra i collegamenti della commedia col templarismo attraverso San Bernardo di Chiaravalle, attraverso San Pier Damiani e attraverso tantissimi altri. Tanto che un nostro socio, un socio del mio centro dantesco di Vienna, Roland Herzog, ci ha segnalato al Museo di Stato di Vienna una bellissima medaglia con il volto di Dante dove c'è scritto Dante Kadosh. Una medaglia trecentesca, Dante Kadosh, che è un grado del templarismo. Per cui vedete che qui in Romagna non solo l'amore, non solo il cibo, ma la letteratura, ma i soldati forti, prima Capicchioni parlava del Montefeltro, non dimenticate che la Romagna allora andava da Bologna a Senigallia, anche Bologna era in Romagna, poi si è distaccata. E Dante era il cassiere. In questi giorni è uscita un'opera su Dante, ogni anno escono 400 opere su Dante, è il più pubblicato ancora oggi. È uscita un'opera su Dante che ha delle gaffe all'interno incredibili, perché scrivere su Dante sembra facile, ma facile non è, no? E dice, Dante era capo dell'esercito ghibellino. No, il capo dell'esercito ghibellino era Scarpetta degli Ordelaffi di Forlì. Dante era il cassiere, Dante era il cassiere, era quello che pagava, che assoldava i combattenti, i mercenari, i soldati, e scelse spesso soldati del Montefeltro, perché come Uguccione erano celebri in quanto montanari per la loro resistenza fisica. Quindi queste terre le attraversa in lungo e in largo per moltissimi motivi, tanti. C'è una bellissima novella di Boccaccio che vi segnalo solo, andatela a leggere, la settima novella della terza giornata del Decameron, 7 e 3, io ho scritto un libro anche su Dante pitagorico, insomma i numeri in Dante sono molto importanti, che ipotizza, è un'ipotesi molto avanzata, che Dante venne in Romagna e addirittura cambiò nome e cognome e si fece chiamare Filippo da Saludecio. Saludecio, il paese del beato amato Ronconi, che adesso è stato santificato e che già nel 300 era celebre per i suoi miracoli. Quindi sceglie la Romagna anche per questa sua santità, per questa croce greca che vi domina. Sapete le lotte fra la chiesa di Rimini e la chiesa di Ravenna? La chiesa di Ravenna bizantineggiante e con la croce greca, la chiesa di Rimini latineggiante e con la croce latina. Per cui effettivamente, adesso Gobbi mi perdonerà, insomma, se volesse dirlo lui, il 27esimo dell'inferno e il 14esimo del purgatorio, vieni, dai, con le città della Romagna. Dai, vieni, che ci fai un onore. Tanto dobbiamo, così approfittiamo per consegnarti la tessera di socio onorario del nostro centro dantesco. Va bene, allora nel 27esimo Guido da Montefeltro, un figlio di cane diremmo, perché tutte le arti di volpe e di leone le conosceva, e poi per farsi perdonare vestì l'abito francescano. Quelli erano gli anni del secondo concilio di Lione, quando la Chiesa Cattolica istituisce il purgatorio
prima non c'era. Poi nel 1274 la Chiesa dice c'è anche un luogo terzo, il purgatorio. Bello il purgatorio, perché puoi vivere una vita sbandata, spericolata, poi ti penti, incroci le braccia, pronunci il nome di Maria e vai diritto filato in purgatorio, da cui prima o poi l'angelo verrà a prenderti perché alla fine sarà vuoto. Bella l'idea del purgatorio! Io sono convinto che la famosa Beatrice di Dante, che incontra a 9 anni e rivede 19 anni dopo, strano amore vedersi 2 volte in 18 anni, siano delle idee, come hanno scritto Rossetti e tantissimi altri, ma quella delle 9 anni sia proprio il secondo concilio di Lione. Dante incontra la beatitudine, sbandare e recuperare, peccare e pentirsi ed essere perdonati. L'ottimismo cattolico. Beh, mi fermo perché andrei troppo lontano. Allora qui il nostro Guido da Montefeltro chiede a Dante se la Romagna è ancora in pace o in guerra. Questa terra così turbolenta, questa terra così creativa, questa terra così forte, con queste asdore, come mi piace quel discorso delle asdore, pensateci a casa, andate a rileggere quel passo del De Vulgari Eloquentia. In Romagna le donne parlano come gli uomini, e gli uomini quando rispondono hanno una voce femminile. Ma che cosa strana è questa? E cita quel dialetto nel De Vulgari Eloquentia. Se tu pur mo, in questo mondo cieco, dice Guido, caduto sei di quella dolce terra latina, un Dio mia colpa tutta reco, dimmi se i romagnoli han pace o guerra, che io fui di monti là intra Urbino e il giogo di Chetever si disserra in Montefeltro. Io era in Giuso ancora attento e chino quando il mio duca mi tentò di costa dicendo parla tu, questi è latino. Prima lui aveva detto parlo io con Ulisse perché era greco. E io che avevo già pronta la risposta, senza indubbio a parlare incominciai, Romagna tua non è e non fu mai senza guerra nel cuor dei suoi tiranni. Ma in paelese, in questo momento, nessuna orvi lasciai. Ravenna sta come stata in molt'anni, l'aquila da polenta la si cova, sì che Cervia ricopre coi suoi vanni. La terra Forlì, che fe già la lunga prova e di Franceschi sanguinoso mucchio, sotto le branche verdi degli ordelaffi si ritrova. E il mastin vecchio e il nuovo da Verucchio, Rimini, che fecero di montagna, montagna dei Parcitadi, il malgoverno, là dove soglion, fan di denti succhio e i terribili mastini dei malatesta. La città di Lamone e di Santerno, Cesena, Imola, conduce il lioncel dal nido bianco che muta parte dalla state al verno e quella cui il savio bagna il fianco, punto Cesena, così come ella s'è tra il piano e il monte, conoscete Santa Maria del Monte a Cesena, tra tirannia si vive e stato franco. Quindi sentite, città elencatissime, che siccome Dante è didascalico, non ha paura di richiamare nella cantica successiva nel purgatorio. E mi avvio alla conclusione. E Guido del Duca ravennate a parlare, è vero? Guelfo, e risponde a un amico che sta con lui, Rinieri da Calboli, terribile podestà di Firenze, Ghibellini. Questi è Rinieri, questo è il pregio e l'onore della casa da Calboli, ove nullo fatto s'ereda poi del suo valore. E non pur lo suo sangue è fatto brullo tra il Po e il Monte, la Marina e il Reno. Sentite i confini della Romagna. Come mi piacerebbe insistere. La Romagna, tra il Po, il Monte, la Marina e il Reno. Del ben richiesto al vero ed al trastullo, che dentro a questi termini è ripieno di venenosi sterpi, che sì che tardi per coltivare ormai verrebbe meno. Ov'è il buon Lizio? E Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e Guido di Carpegna, o romagnoli tornati in bastardi. Dopo se mi date 2 minuti ve lo commento. Quando in Bologna un fabbro si ralligna, quando in Faenza un Bernardin di Fosco, Verga, Gentil di picciola gramigna, non ti maravigliar se io piango tosco, quando rimembro con Guido da Prata o Golindazzo che vivette Nosco, Federico Tignoso e sua brigata, la casa Traversara
e gli anastagi, e l'una gente e l'altra è diretata, le donne, i cavalieri, gli affanni e gli agi. Sentite Ariosto dove ha copiato, eh? Il famoso Ariosto copiatissimo da qui, l'amore cortese, che ne invogliava amore e cortesia laddove i cuor son fatti sì malvagi. O Bertinoro, Bretinoro, o Bertinoro, che non fuggi via, perché non frani a valle, poiché gita se n'è la tua famiglia, e molte gente, e molta gente per non esser ria, ben fa Bagnacaval che non rifiglia, e mal fa Castrocaro, e peggio Conio, che di figliarta i conti più si impiglia, ben faranno i paganda che il demonio lor sen girà, ma non però che puro giamai rimagna d'essi testimonio. O Ugolin de Fantolin, sicuro è il nome tuo, da che più non s'aspetta chi farlo possa, tralignando scuro. Ma va via tosco ormai, che or mi diletta troppo di pianger più che di parlare, si ma nostra ragion la mente stretta. Queste sono le parole di chi il magone ce l'ha nello stomaco. Mi piace citare una bellissima frase della guida di Dante, di Virgilio, che cita nell'Eneide: vivit sub pectore vulnus. Mamma mia, vivit sub pectore vulnus. Le mie ferite sembrano guarite, ma sanguinano dentro. Dante è uno che ragiona così. È stato condannato, isolato. Sapete che a Firenze c'è il sasso di Dante su cui i fiorentini non facevano nemmeno sedere, tanto si diceva che l'avesse infettato col suo spirito, no? Dante ha dentro una voglia di riscatto, di vendetta, di giustizia, non col berrettone bianco, non con la candela in mano tornare a Firenze, ma con l'alloro nel mio bel San Giovanni. Ma non ce la fa. E allora dice: io devo venire in Firenze col cappello del penitente? Qui a Ravenna sto benissimo. Le stelle sono le stesse di Firenze. Il pane è un po' più salato, però mi piace. Qui mi chiamano padre teologo, voi mi volete tagliare la testa? Io, risponde all'amico fiorentino, dopo la battaglia di Montecatini del 1315, a queste condizioni, a Firenze non ci torno. Rimango in patria! Questo è il grido che oggi io vorrei lanciare qui da San Marino, molto forte. San Marino, San Leo, Verrucchio, Rimini, Urbino, Bologna, Senigallia, Cesena, Cattoliche, via dicendo, sono la vera patria di Dante, perché quella è la Roma del 1300. Vi ringrazio. Le sette dovevano essere e le sette sono, però come Maurizio sa, intanto consegniamo a Maurizio Gobbi la tessera di socio onorario del nostro centro dantesco, che ha al collo uno strano monogramma, che poi per chi prenderà il libro a 10 euro anziché a 20, insomma lo troverà anche là, che noi dobbiamo risolvere. Questo Dante, Maurizio, era stato dipinto da Giovanni Santi, il padre di Raffaello, a Montefiore Conca. Pochi lo sanno, organizziamo una gita a Montefiore Conca, sono qui due passi. Io come centro dantesco ho trovato un mio socio che ha donato 130.000 euro per restare questi affreschi, per restaurare questi affreschi, che raffigurano tutta la Divina Commedia. E Dante al collo ha questo strano monogramma, questo strano pendaglio, questo strano gioiello, non l'abbiamo ancora chiarito, quindi ci affidiamo a te, Maurizio, per poterlo chiarire. Allora, consegniamo di nuovo, con un bel applauso ancora a Maurizio, e qui c'è il mio bigliettino. Consigliamo anche all'amico Franco, che tanto ci ha lavorato a casa. Io ho insegnato per 40 anni, mi piace dare i compitini, compitino per casa, vedi cosa si capisce. Complimenti, complimenti. Adesso, come insomma il prof fa con i docenti, con gli studenti, una domandina me la dovete, vediamo un po', Maurizio o chiunque. Ho visto dei giovani che prendevano appunti, complimenti, prendere appunti. Quindi, di solito alle conferenze non si va più con la penna e la carta, e chi guarda è poco soddisfatto.
Invece quando vede qualcuno che scrive, allora è molto soddisfatto. Io ho scritto 18 libri su Dante, questo è il 18esimo, e sono già pronti il 19esimo e il 20esimo. Il 20esimo farà scalpore, lo sto scrivendo con Giorgio Albertazzi a quattro mani, e si chiama L'erotismo nella Divina Commedia. E ci sono delle cose veramente esplosive, perché Dante era piccoletto, 1,62 m, brutto, sempre col berretto in testa, soffriva la calvizie, si vergognava, gli occhioni da bue, la mascella squadrata, il labbro inferiore che copriva quello superiore per superbia, il nasone aquilino, però aveva una virtù che piaceva. E oltre alla moglie aveva anche 13 amanti ufficiali. E a Verona addirittura diede pubblica prova della sua virilità, coram populo. Pensate. Vabbè, ho portato quella signora che mi ha chiesto il libro dei baci, ah, è lei, ecco. Io sull'onda delle mie palpitazioni dantesche ho fondato anche una scuola strana, una scuola di baci. Noi insegniamo 50 modi di baciare. Molti di questi modi di baciare sono tratti dalla Divina Commedia, il bacio dello scorpione, la good vibration di Paolo e Francesca, le rime petrose. Questa signora si chiama? Vieni, vieni un attimo, vieni un attimo, facciamo vedere questa good vibration, perché sono 700 anni che tutti diciamo, no, non ci baciamo, vieni. Sono 700 anni. Sono 700 anni che tutti recitano questo verso. La bocca mi baciò tutto tremante. Sì, sì. La bocca mi baciò tutto tremante. E tutti hanno sempre inteso che questo tutto tremante, il bacio di Paolo, fosse un bacio furtivo, tremante perché furtivo, tremante perché pauroso, tremante perché fatto di nascosto. Paolo entrava nella stanza di Francesca dalla porta principale, non da quella famosa botola che spazzano a gradare. Gianciotto era cosciente e consenziente, perché così voleva l'amore cortese, che il marito non amasse la moglie, ma che la moglie avesse molti amanti, e addirittura il voyeur, il guardone che controllava che la moglie avesse molti amanti e che non nascesse la coppia. E i tre fratelli Malatesta fanno perfettamente l'amore cortese. Gianciotto il marito, Paolo l'amante, Malatestino che aveva un occhio solo, curiosamente, che faceva il guardone. Noi leggevamo Lancillotto e Ginevra, ricordate Lancillotto e Ginevra? Re Artù era il marito di Ginevra e Lancillotto uno dei suoi amanti. E dice Paolo, per intrattenere Francesca, le leggeva le vicende di Lancillotto e di Ginevra. E sempre a quella pagina dove si baciavano. Poi un giorno hanno chiuso il libro e hanno fatto altre cose. Allora ecco, uno dei nostri baci si chiama proprio Good Vibration, che è il bacio di Paolo e Francesca. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse. Solo eravamo e senza alcun sospetto, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da tanto amante, questa che mai da me non fia divisa, la bocca mi baciò tutta tremante. Galeotto fu il libro che lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Quindi questa cosa, questo basso vibrante va interpretato in un'altra maniera. Quindi potrei studiare i nostri 50 baci. Va bene, poi le faccio sapere. Sì, quello invece di 10 costa 5. Sì. Allora, Maurizio, una domanda, una curiosità. Ti ho visto a volte pensieroso, a volte soddisfatto, altre volte meno, insomma, ecco. Sono solito esempio, non so da dove hai tirato fuori che Dante faceva il cassiere. Oh, ci sono molti documenti che Dante era quello che teneva la cassa della Lega Guelfa in esilio. L'ho trovato nei documenti forlivesi, molti ne parlano. Credo addirittura anche qui si dice che Dante fosse incaricato di assoldare i combattenti nelle Marche settentrionali, dice proprio così quel documento. E le Marche settentrionali sono proprio Urbino e Montefeltro, quelle cose là. E questa ricerca. Sì, adesso un giorno te lo passo, adesso tanto ti ho dato la mia mail, quindi ci scambieremo tante cose.
E questa ricerca di soldati evidentemente gli consentiva anche di conoscere tutti gli anfratti, tutti i castelli. Un bel aneddoto. A Poppi. Ci siete stati tutti a Poppi, no? Ecco, vabbè. A Poppi, dei Conti Guidi, Casentino, primo rifugio di Dante, le guardie lo cercano, portatecelo vivo o morto, le guardie salivano verso Poppi, la battaglia di Campaldino era lì, e lì sotto, Dante ci aveva combattuto, lo sappiamo che Dante l'11 giugno del 1289 ha combattuto a Campaldino, forse ha ucciso anche Bonconte da Montefeltro, come forse descrive nel canto quinto del Purgatorio, quindi sapeva ben nascondersi nel Casentino. Messer Dante, stanno arrivando le guardie fiorentine. Si cambia, si toglie il lucco, probabilmente il suo vestito rosso che lo rendeva irriconoscibile troppo facilmente, scende per la stessa strada per cui stanno salendo le guardie. Scusate messere, stiamo cercando Messer Dante degli Alighieri, bandito da Firenze. Ci hanno detto che in quel castello, voi sapete qualcosa? Finché ero là c'era, adesso non saprei dirvi, no? Quindi questa curiosa storia, questa arguzia dantesca che dice, no, ci sono aneddoti raccolti da Giovanni Papini per l'editrice Carabba, un'editrice meravigliosa nei primi anni del Novecento, che io ho tradotto dal latino, dallo spagnolo, dal francese, dicendo, che purtroppo è andato a ruba, l'ha pubblicato, se glielo chiedete, l'editore Gabrielli, Raffaelli di Rimini, insomma, leggere gli aneddoti su Dante è spassosissimo. Quando istruiva i gatti a reggere le candele, insomma, ecco, la scommessa con Cecco d'Ascoli. Il suo maestro gli diceva, il maestro gli diceva, la natura degli uomini e degli animali non si può cambiare. Dante Mago, leggete il mio libro Dante Mago, è bellissimo, Dante Mago, i maghi dell'inferno, in città inferno, dice, io ho educato un gatto a reggermi la candela, ho cambiato la sua natura. Ah sì, dice Cecco, domani sera vengo a vederlo. Solo che si porta in tasca un topolino. E come il gatto è là a tenere la candela, il moccolo a Dante Alighieri che sta leggendo e scrivendo, lascia il topolino, il gatto non ci pensa due volte a inseguire il topolino, dice, vedi, non hai cambiato nessuna natura, la natura delle cose non si può cambiare. Da quel momento Cecco e Dante non se la sono più intesa, Maurizio sa quante cose durissime Cecco d'Ascoli ha detto contro Dante, che lo chiama Ranocchia, dice, il tuo è un parlare di rane, dice Cecco a Dante. Quindi mille cose, io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete riservato. Lei vuole chiedermi qualcosa? Ecco, dica pure. No, siamo ancora in tempo perché mi aveva detto che a Picchioni fino alle 7:15, quindi insomma sono le 7:07. Lei è la bibliotecaria, se non sbaglio, sì. La direttrice della biblioteca. Sì, proprio perché, come ho detto prima, San Marino è la Romagna in quegli anni. Ci sono questi misteri perché Dante non abbia citato certe località famosissime. Per esempio Pesaro. Pesaro non l'ha mai citato. Non ha citato San Marino. Non ha citato altre località della Romagna, pur avendole potute citare molto facilmente. Ha citato Cattolica piuttosto che Riccione. Anche Riccione non è citato. Però quando noi dimostriamo, qui c'è anche un altro bel capitolo, bello. C'è un castelletto vicino al mio paese, io abito a Mondaino, che si chiama Meleto. Ho trovato dei documenti incredibili nel volumone sul castello degli Agolanti. Conoscete il castello degli Agolanti a Riccione? Lo ha scritto la Rosita Copioli. Dei documenti che dice, i fiorentini venivano nel castello di Meleto, e ci sono le lapidi, riportati i testi delle lapidi, per esportare in Romagna i tessuti fiorentini e a gestire questo traffico di tessuti da Firenze alla Romagna e a Meleto, fattispecie, era la famiglia degli Agli. Chi ha qualche anno come me si ricorderà Lazzaro Falco Agli di Rimini, che era un celebre candidato del Partito Liberale. Cioè, questa famiglia Agli era una delle tante famiglie fiorentine che nel 1266 erano dovute fuggire da Firenze.
e si erano collocate nelle diverse località con l'iniziale del loro cognome, le A tutte in questa zona, le B tutte in quella, le C tutte in quella. Allora a Di Mari, Alighieri, a Golanti, Agli, e ce n'è tutta una fila che io qui ho trovato nella nostra Romagna, venuti da Firenze nel 1266, dopo quella terribile battaglia. Quindi San Marino rimane uno di quei misteri per cui non è citato. Ripeto, come altre città importanti, Riccione, Pesaro e tante altre, Ancona, no? Per esempio si parla di Senigallia, di Urbisaglia, non di Ancona. Calcolate anche questo, che Dante era anche un tipaccio, come ho detto prima, no? Irsuto, vendicativo, orgoglioso. Un giorno gli servirono un pesce più piccolo dei suoi commensali, si è alzato da tavola, prima l'ha messo all'orecchio, come si fa oggi col cellulare, dice: cosa fate Messer Dante con quel pesce? Sto chiedendogli se suo padre era un po' più grande di lui. Come dire, mi date i pesci più piccoli? Si alzò e lo recuperarono molto lontano, insomma, da quella parte. Per cui Dante era molto orgoglioso, quel labbro inferiore, molto su. Quando gli chiesero: Messer Dante, dove andrete dopo la morte? Fra i superbi del purgatorio. Lui si colloca fra i superbi. Ecco, allora, chissà rispondere perché i malatesti sono all'inferno e i montefeltro in purgatorio, pur essendoci in entrambi dei tipi poco raccomandabili, tranne Guido da Montefeltro che abbiamo letto adesso. Probabilmente Dante è stato trattato meglio ad Urbino che non a Rimini e si è vendicato. Probabilmente con queste città che ignora qui San Marino, lo si vede da Ravenna San Marino, perché non citarlo? Probabilmente ha avuto qualche risentimento, come a Pesaro, dove c'era Gianciotto, o come ad Ancona. Quindi, però io dico, tracce sammarinesi perché? Perché questo è il suo territorio, questo è il territorio che lui ha segnato. Ci sono altre località che io sto scandagliando, non solo Casteldelci e Monte Cerignone, ma anche Val di Teva e tantissime altre località. Auditore! E poi quel famoso profilo dei monti, che sarebbe il profilo di Dante, che si vede da Sogliano, ma si vede anche da Mondaino, no? Che si dice, vedi, quello è Dante. Se la tradizione dice quei monti sono Dante, vuol dire che la gente sapeva che lui si nascondeva su queste montagne. E la terra della libertà era... Però, hai capito, quando non cita c'è un motivo. Non possiamo dire non l'ha citato perché non lo conosceva, non l'ha citato per un motivo che noi dobbiamo scoprire. E che a forza di cercare scopriremo, perché non dimenticate che le carte dantesche sono ancora tantissime quelle da scoprire, compreso l'originale della Divina Commedia, che ancora non abbiamo trovato e che ci ha dato le diverse redazioni, che voi sapete sono a volte molto diverse l'una dall'altra. Bene, mi auguro, Capicchioni, se vi piacerà, o di fare una gita dall'ultimo degli Alighieri o di portarlo qua. Se andiamo là beviamo i suoi vini, se facciamo una cena dantesca a San Marino portiamo i suoi vini. Bene, vi ringrazio, mi auguro di non avervi annoiato e dico in occasione della Pasqua, gli auguri della Pasqua, l'ultimo verso del canto 27° del Paradiso. Un verso bellissimo, di un ottimismo che più non si può e che in questi anni di difficoltà sicuramente ci può aiutare. Il 27° del Paradiso termina con questo verso: vero frutto verrà dopo il fiore. Pensate che ottimismo, ogni fiore dà un frutto. Il frutto per eccellenza la rosa, il fiore per eccellenza la rosa, il frutto per eccellenza della rosa il rosario. Perché San Domenico costruì il rosario infilando delle bacche di rosa, col filo e l'ago, apposta si chiama rosario. Ma se la rosa è il fiore della femminilità, allora il frutto migliore della rosa è la donna, è l'amore che la donna ci dà. E se Maria è la donna per eccellenza, il frutto migliore è il Cristo. Quindi dicendo quel verso, vero frutto verrà dopo il fiore, si dice a tutte le Madonne presenti che la loro rosa... Alla loro rosa noi aspiriamo in termini d'amore. Se lo diciamo invece in termini religiosi e di fede, diciamo che Maria, la donna, è stata la madre del Salvatore, del Cristo. Se invece ci fermiamo al fiore, ci ricordiamo che San Domenico, anche adesso, ma soprattutto nel prossimo mese di maggio, ci ha regalato quella bellissima cosa che è il rosario. Vi ringrazio davvero.
Thank you.